Giuseppe Benigno, presidente Lions Giardini Naxos. Questa sera a Santa Teresa di Riva si respira solidarietà, si respira volontariato verso un fine nobile. Secondo me sta andando oltre l'immaginazione. Ah, scusa, detto, è una serata bellissima, speriamo di poter raccogliere il più possibile per questa associazione la Dispari Ollus, e speriamo anzi di poterne organizzare altre. Proprio la Dispari Ollus quest'estate sono riusciti a finanziare un progetto di musicoterapia per ragazzi diversabili. Sì. Adesso c'è questo progetto di ippoterapia, quindi anche nel territorio si comincia a muovere un'eccellenza che serve anche a chi fa volontariato, perché spesso la gente si allontana perché non trova un riscontro pratico. Sì, dobbiamo fare molta pubblicità su questo discorso del volontariato per questa associazione, e ci stiamo muovendo anche per cercare di organizzare un nuovo corso di ippoterapia proprio qui a Giardini. Ecco, anche bello questo gemellaggio Santa Teresa Giardini, e sicuramente anche perché l'associazione appoggia e abbraccia un po' tutto il comprensorio. Tutto il comprensorio, ma ho saputo che abbiamo anche ospiti Lions e Leo di Palermo che sono venuti qui a questa serata. Quindi la solidarietà unisce Lions, Leo e Lions e tutta la Sicilia. È tutta la Sicilia, certo. È una bella serata, veramente. Grazie. Grazie a voi.